I sindacati teramani, che si occupano del settore automotive, attaccano il presidente della regione Marco Marsiglio, che ha espresso grande ottimismo sul comparto durante l'evento promosso dal polo Innovazione Automotive, organizzato per illustrare l'indagine promossa dall'Osservatorio Automotive Abruzzo 2023. In particolare, secondo i segretari FIOM CGL e FIM CISL, la regione sta ignorando la situazione in provincia di Teramo. Nella zona industriale di Castellalto, dove si producono tubi di scappamento per questo denominata Valle del Tubo, ci sono aziende come la Purem che hanno annunciato la volontà di spostare la produzione fuori dall'Italia. Una decisione che, se confermata, porterebbe alla perdita di numerosi posti di lavoro. Un parere assolutamente non confermato dai fatti, un'opinione tra l'altro che manca anche di rispetto a quelle che sono organizzazioni sindacali perché il presidente Marsiglio di fatto parla di avvoltoi che danno, restituiscono un'immagine negativa del settore ovviamente riferendosi alle parti sindacali che in realtà stanno semplicemente analizzando quella che è un'attuale eh, situazione dell'automotive. Le aziende che stanno investendo nel territorio eh, Teramano, in particolare, non ci sono, ma soprattutto in quell'iniziativa eh, promossa dal polo eh, innovazione dell'automobile. Nessuno ha parlato della provincia di Teramo che in questo momento sta subendo. Una delocalizzazione per quanto riguarda la Purem. È quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Attenzione: c'è un problema, le aziende stanno investendo da un'altra parte. I sindacati hanno anche annunciato che, se non ci saranno risposte da parte della regione, di essere pronti a marciare sulla Valle del Tubo entro i primi di maggio. Questo per denunciare il rischio desertificazione e scongiurare tutta una serie di drammatiche ripercussioni che si potrebbero avere anche su altri settori. Purtroppo Marsilio non ha la cognizione, a mio avviso, della situazione reale che ci sia sull'automotive, perché ha preso come esempio soltanto il Chietino, ma deve comunque ha dimenticato la nostra zona che è fortemente a rischio e quindi deve intervenire su, quella, su questa situazione la regione e non far traghettare tutte le risorse al sud dell'Abruzzo, perché esiste anche il nord dell'Abruzzo, che in questo caso è la provincia di Terano. Noi riteniamo che anche la convindustria locale non stia facendo niente e non batta i pugni su quel tavolo, anche perché veniamo sempre esclusi quando si fanno queste iniziative. Bisogna creare delle condizioni affinché queste aziende non solo vengano, ma che rimangano e questo è il compito della politica ed ascoltare le parti sociali, non solo da una parte.